Amici di News Biella, oggi parliamo di sport, parliamo di motori, parliamo di rally e parliamo di ragazzi che spingono sull'acceleratore e parliamo di Alessandro Colombo. Ciao Ciao Alessandro. a tutti. Alessandro Colombo quest'anno è arrivato ad un risultato che veramente lo riempie di gioia. Ha vinto il campionato piemontese di rally della sua categoria. Ma io mi ricordo che correva l'anno 2023, era 14 agosto ed Alessandro era qua con noi proprio per parlare dei suoi programmi. L'anno scorso eravamo qua per parlare appunto del nostro futuro, sperando in questa finale, e quest'anno nel 2024 è arrivata. Finalmente abbiamo vinto il campionato piemontese, adesso andiamo a fare le finali nazionali a Genova contro tutti i più forti di ogni regione d'Italia. Ma ripercorriamo un pochino quest'annata e i risultati che ti hanno portato a diventare campione piemontese. Partiti da una gara test al Vigneti Monferrini. Però si è rotto il semiasse, quindi ci siamo dovuti ritirare. Il vero campionato è iniziato ad Alba, abbiamo concluso secondi. Dopo Alba siamo andati in Val d'Aosta, abbiamo concluso terzi. Siamo passati da Domodossola, che purtroppo ci siamo dovuti ritirare a causa toccata contro il muro. Poi siamo andati a Castiglione Torinese, dove abbiamo concluso terzi. È arrivato il tanto atteso Lana, dove abbiamo fatto 26esimi assoluti e primi di classe. E l'altro weekend abbiamo corso al Rally del Rubinetto, abbiamo vinto la categoria 44esimi assoluti, ci siamo laureati campioni piemontesi. E Alessandro, prima di tutto io devo farti i complimenti perché l'anno scorso Grazie mille. ci siamo trovati qua e sei migliorato tantissimo fisicamente, vuol dire che ti sei dedicato veramente tanto e questo ti fa onore, perché lo sport è dedizione e anche tanto sacrificio. Certo. E poi so che c'è tanta passione, ma dietro questa passione c'è qualcuno che ti aiuta e va ricordato. I miei genitori, perché comunque si fanno in quattro per me. E senza di loro penso che non so neanche se correrei, perché comunque sono i primi che hanno creduto in me. Cosa c'è nei tuoi obiettivi? Ovviamente saliremo di categoria. Cosa andremo ad un gruppo A, due ruote motrici o salteremo direttamente ai quattro ruote motrici? Ma io voglio andare su un gruppo A, due ruote motrici, perché secondo me in questo sport devi salire a scalini. Bene, allora ci daremo appuntamento dopo Genova, perché così avremo il risultato che tu hai ottenuto in questa gara e tifiamo per te. E poi quando avremo anche un po' il piano del prossimo anno, giusto? Certo, appena avrò il piano del prossimo anno sarò qui a comunicarlo, e intanto per adesso comunque volevo ringraziare il mio navigatore, che comunque è stato fondamentale per la mia crescita, tutti gli sponsor e Autosport Italia per la preparazione sempre al top della macchina. Benissimo, grazie Alessandro, grazie Alessandro Colombo e amici continuate a seguire Alessandro Colombo come lo faremo anche noi. A presto! Ciao a tutti.